Andiamo adesso a Firenze, dove ci colleghiamo con Rachele Campi per parlare del portale del restauro che è stato presentato questa mattina. Rachele, a te. Sì, buongiorno, si chiama Valore Restauro, il portale delle imprese che ha aperto questa mattina qui alla Camera di Commercio a Firenze. Ovviamente si tratta di un portale che richiama i restauratori o comunque gli artigiani, i restauratori che fanno grande il territorio, in modo particolare della città di Firenze. I curatori di questo progetto sono le quattro associazioni di categoria, parliamo di CNA, Confartigianato, Confindustria e LegaCoop. Viene presentato appunto oggi, anche se l'apertura ufficiale ci sarà con la mostra dell'artigianato alla Fortezza d'Abbasso che aprirà nel mese di aprile. Gli artigiani comunque possono iscriversi già da adesso e questo progetto ha un obiettivo che è quello di fare rete, in particolare far conoscere il proprio lavoro, il proprio mestiere anche a livello internazionale. Ebbene, noi su questo abbiamo sentito Luca Rebecchini, che è responsabile del progetto di Promo Firenze, e Giuseppe Salvini, che è segretario generale della Camera di Commercio di Firenze. Chiedo alla regia di mandare i contributi e ti restituisco la linea. È un progetto che è mirato a far emergere un settore che riteniamo essere strategico e comunque molto importante per la provincia di Firenze, con un grandissimo numero di impiegati ed una capacità, un saper fare molto molto specifico. A Mida, Camera di Commercio, la mostra artigianato, Camera di Commercio avrà un proprio stand e all'interno dello stesso presenteremo i due aspetti che stanno in questo momento caratterizzando il progetto stesso, il portale e la ricerca di mercato che abbiamo commissionato all'Università di Firenze. Ecco, appunto, perché uno degli aspetti importanti è far conoscere i restauratori anche, diciamo, a livello internazionale. Assolutamente sì, Firenze è un distretto che ha sviluppato delle capacità molto specifiche e vorremmo far conoscere questo distretto non solo in Italia ma anche all'estero. Possono iscriversi sia grandi aziende, ma anche piccole imprese artigiane. Sì, possono iscriversi singoli restauratori, ma anche grandi aziende che operano nel campo dei servizi al restauro oppure che sviluppano macchinari o strumenti proprio per il restauro. Noi come Camera di Commercio, insieme a tutte le categorie economiche, abbiamo deciso di riaccendere i riflettori su questo importante settore, che è storia e tradizione fiorentina e toscana in generale, ma è anche prospettiva, un settore che a nostro avviso ha delle grandissime potenzialità, un settore che ha anche formazione, economia e tramandare mestieri antichi in chiave attuale. Oggi in area fiorentina sono ancora 279 le imprese che a titolo esclusivo si occupano di restauro. Oltre 2.000 quello che lo fanno a titolo secondario, ulteriori 2.500 che si occupano di restauro di beni architettonici ed edilizi. Quindi una filiera intensa, ben popolata di imprese a cui offriamo la possibilità di presentare le proprie peculiarità produttive in un portale. È tutto, grazie per averci seguito. Un buon pomeriggio.